È incompleta la rassegna dei gol della Serie B, mancheranno le partite di Taranto e di Lecce. Qui stiamo seguendo Varese-Triestina 1-1, abbiamo visto al 29esimo il gol di Bongiorni, 11esimo gol stagionale del cannoniere del Varese che ha portato in vantaggio la formazione lombarda. La Triestina pareggia al 21esimo della ripresa, l'azione di calcio d'angolo, gran tiro e gran gol di Romano. 1-1. Importante vittoria del Cagliari sul Genoa per 1-0, al 43esimo risolve questa punizione di Venturi. Catania-Empoli 0-1 al 37esimo della ripresa, importante gol di Cinello, ottavo gol stagionale del cannoniere dell'Empoli che passa a Catania. Campobasso-Monza 1-0, 17esimo della ripresa, Rebonato da angolo realizza il gol della vittoria del Campobasso sul Monza. San Brentese-Bari 1-1, 39esimo, c'è questa azione in area, Lobello concede il calcio di rigore per un fallo di mano, trasforma, Ferrari porta in vantaggio la San Brentese. Ma al quarto minuto del secondo tempo il Bari pareggia con Edi Bivi che segna su punizione e segna il 13esimo gol passando al comando della classifica dei cannonieri. Parma-Padova 1-1, al quarto minuto gol del Parma con Barbuti. A 4 minuti dalla conclusione c'è il calcio di punizione, tocca di testa ad Are e gol di Fasolo che dà il pari al Padova 1-1. Cesena-Perugia 2-2, tutto nella ripresa, al quarto minuto in vantaggio la squadra romagnola con Agostini che batte Pazzagli. Ma all'11esimo pareggia il Perugia, azione di Gibellini che serve Allievi, gran tiro secco del mediano perugino 1-1. Al 25esimo il Perugia passa in vantaggio. C'è un tiro di De Stefanis, corregge la traiettoria Gibellini e porta in vantaggio la squadra umbra, ma sull'azione immediatamente successiva, vedete che si è centrato la palla, Angelini comincia l'azione, eccolo con il numero 10, scambia con Cozzella, riceve il pallone di ritorno e realizza il gol del 2-2 fra Cesena e Perugia. Siamo al campionato di Serie C per il girone A, questi sono i risultati, Brescia-Pavia 1-0, Iesi-Ancona-Iesi 1-0.